Laura Vanetti, vi guiderò all'interno della residenza. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Questa è una residenza borghese, non una residenza aulica, patrizia, non è una rappresentanza delle cosiddette contadinerie. È un mondo di mezzo. È un mondo di mezzo, apparteneva ad una famiglia di notai e banchieri, la famiglia Zuccala, che è presente qua sul territorio già dal 400. È però in realtà una famiglia bergamasca che è arrivata in Piemonte a metà del 400, si è insediata in questo bellissimo territorio. All'epoca possedeva, oltre a questo edificio, dove viveva, anche l'edificio a fianco, che rappresentava, era rustico, che conteneva la bigatera, cioè l'allevamento dei bachi da seta, e poi avevano allora tantissimi territori. Questo è un territorio a vocazione vitivinicola, quindi vigne, buon vino. E questo edificio effettivamente accoglieva un po' il prodotto anche di queste terre.